Il paradiso, trama 3101, Gemma pensa che sua ex e Stefania siano in crisi. Nella puntata del Paradiso delle Signore che andrà in onda martedì 31 gennaio su Rai 1. Gemma intuirà che Marco sta vivendo un periodo molto difficile e penserà che tra lui e Stefania ci siano dei problemi. Intanto, Matilde inviterà suo marito a fare un passo in avanti nei confronti del fratello Marco. Mentre Vittorio si sfogherà con Roberto per le dure parole della signora Frigerio nei suoi confronti. Intanto Salvatore troverà dei buzzetti in caffetteria che, successivamente, scompariranno nel nulla suscitando nel giovane dei sospetti. Nel frattempo Irene si avvicinerà particolarmente al suo corteggiatore Alfredo. Tuttavia la Venere non si esporrà del tutto sui propri sentimenti. Infine, Ferdinando ironizzerà sulla relazione di Marcello e Adelaide, ma non troverà la complicità di Ludovica, che non prenderà bene le battute dell'uomo. Nella prima parte della puntata Vittorio si sfogherà con l'amico Roberto Landi dopo essere stato ingiustamente accusato dalla signora Frigerio di voler mettere zizzania all'interno della famiglia Sant'Erasmo. Lo scontro con la donna che ama getterà nello sconforto il proprietario del magazzino che rimarrà deluso dal suo comportamento. Nel contempo, Matilde non resterà ferma ad aspettare l'evolversi della situazione e inviterà il marito a fare un passo verso suo fratello minore per riconquistare la sua fiducia, proprio come sta facendo con lei. In realtà la cognata di Marco è ignara del piano di Tancredi. Marco è da poco ritornato nel capoluogo lombardo senza la sua fidanzata, suscitando la curiosità di tutti sul motivo del suo ritorno e soprattutto della mancanza di Stefania. Successivamente, Gemma intuirà che Marco sta passando un periodo difficile e, se inizialmente penserà che sia dovuto al suo complicato rapporto con Tancredi, poi inizierà a pensare che vi sia ben altro dietro il suo silenzio. In particolare, la Venere rifletterà sul fatto che Marco non abbia, finora, proferito parola sulla sua relazione con Stefania e sul perché sia tornato da solo a Milano. Insomma, la giovane zanatta sospetterà che il nipote di Adelaide e la sua sorellastra stiano vivendo una crisi. Salvatore troverà dei buzzetti in caffetteria, ma poco dopo noterà che questi sono misteriosamente scomparsi e inizierà a nutrire dei dubbi. Infine, Ferdinando ironizzerà sulla relazione che il suo nemico sta intrattenendo con la nobildonna di Sant'Erasmo. Ma non troverà in Ludovica una complice con la quale schernire Marcello Barbieri. Infatti la giovane Brancia apparirà molto infastidita dalle battute del suo compagno.